Yes, man! Cause when me love, me love it up. All girls come. Because I love will come to love. What's the ride? Now sing out that Campbell. Salve a tutte amiche ballerine e amici ballerini del gruppo, eccomi qui di nuovo per un tutorial nuovo di un balletto di Salvatore Riccatti sul brano di O Carol. Come sempre adesso andremo a vedere la spiegazione dei passi e poi vedremo il balletto con la musica. Cominciamo dalla prima parte, diciamo, della musica, che è quello che riguarda la parte cantata, diciamo, della frase musicale, che sono quattro sequenze da ripetere su tutte e quattro le pareti, quattro sequenze da otto passi. Cominciamo andando a destra e a sinistra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. La seconda sequenza facciamo otto passi sul posto, partendo sempre con il destro andando avanti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Terza sequenza, andiamo avanti 4 passi e indietro 4 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Quarta ed ultima sequenza, andiamo a fare due jazz square consecutivi girando un quarto di parete verso sinistra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo per quello che riguarda la prima parte è già finita. Questa, come detto, la ripeteremo 4 volte su tutte e 4 le pareti. Poi quando avremo completato questa parte, diciamo, di queste 4 sequenze da ripetere 4 volte, andremo a fare la parte del ritornello, che si compone di solo 2 sequenze, anche queste da fare comunque su tutte e 4 le pareti. Quindi andiamo a vedere il ritornello. Cominciamo col destro, facciamo 8 passi consecutivi col destro. Tacco, tacco, punta, punta, tacco, punta, tacco, punta. Seconda sequenza, abbiamo il peso sul sinistro, partiamo col destro, facciamo un mezzo giro verso destra. 1, 2, 3, 4 e 3 quarti di giro a completare verso sinistra, ad andare a guardare la parete che in questo momento è alla mia destra. 5, 6, 7 e 8. E anche qui ripetiamo 4 volte, scusate, la sequenza del ritornello, quindi tacco, tacco, punta, punta, tacco, punta, tacco, punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E andiamo avanti così, facendo un giro completo, quindi 4 volte. Nella seconda parte, quando andremo a fare il secondo giro di queste sequenze, la parte, diciamo, cantata, quella delle 4 sequenze, andremo a farla solo 2 volte invece delle 4, diciamo, su ogni parete, perché cambieranno i 2 jazz square. Quindi andremo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Come vedete, ho fatto 2 jazz square cambiando 2 pareti e non una sola come la prima parte. Quindi questa sequenza, invece di ripeterla su tutte e 4 le pareti, la faremo solo sulla parete del palco e sulla parete di fondo. Quindi andremo a ripetere ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E da qui si riparte con il ritornello. Bene, questa è la spiegazione completa dei passi. Adesso, come sempre, andremo a vedere il balletto intero con la musica. Un caro saluto a tutte le ballerine e a tutti i ballerini e arrivederci per i prossimi tutorial. Ciao!